Gli ospedali normali hanno saputo del virus il 21 di febbraio. Prima si sono infettati tutti, da fine, perché adesso mi fai parlare un secondo, perché adesso ti dico questo, quando io dico che c'è gente da denunciare, perché hanno tutto e perché lo hanno diffuso, hanno taciuto perché gli ospedali in Italia, testimone, dottor Zangrillo al San Raffaele, prima del 21 trattavano questi ammalati come avessero la polmonite. Nessuno gli ha fatto la comunicazione, secondo te non è un reato questo, nessuno gli ha fatto la comunicazione e tutti gli infermieri si sono infettati dal 30 di gennaio al 21 di febbraio, prima della partita di Atalanta-Valencia, tutti hanno infettato tutti. Perché non l'hanno informati? Perché il governo che lo sapeva che c'era il virus non l'ha informato? Un'altra cosa, diffusione del virus. Il primo ministro fa un decreto. Quando normalmente fai i decreti, prima fai i decreti e poi fai la conferenza stampa. Qui parliamo ancora di propaganda. Prima fanno la conferenza stampa e poi i decreti. Sono partiti 60.000 persone da Milano per andare in Meridione e per andare nelle seconde state. Questo che cos'è? Non è una diffusione di virus. Ditemi cosa cazzo è questo. Perché uno si arrabbia? Perché bisogna dire le cose come stanno, non fare propaganda, non fare la politica. Dobbiamo salvare la vita degli italiani. Sono morti 11.000, potevano morire 2.000, come è stato in Corea. Corea, 65 milioni di abitanti, sono morti 140. Noi abbiamo il più alto. Perché non, ancora adesso non abbiamo le mascherine, ancora adesso non abbiamo i tamponi, ancora adesso andiamo gli infermieri alla morte perché non abbiamo, non abbiamo i grembiuli, non abbiamo niente, ancora adesso, dopo 2 mesi. E secondo te questo, che cos'è? Bravi, cos'è? Governo, Sì, capisci? il problema. Adesso ho visto che Conte ha dato 300 o 400 milioni alla gente, ma lì alla gente bisogna darli con questi soldi, col telefonino, devi mandargliele alle famiglie, ma perché le devi mandare ai sindaci? Ci sono metà dei comuni che sono commissariati al sud dell'Italia, ma quando la riceve la gente che ha bisogno di mangiare domani i giletti, c'è gente, gli autonomi, chi lavorava in nero, sono sempre esseri umani, non hanno più soldi perché non fanno più niente da mesi. Allora a questo punto qui i soldi si mandano domani mattina col telefonino, una scheda che tu riesci a scaricare ai supermercati, non mandarli al sindaco. Sai quando arrivano questi soldi? Un mese e mezzo. Poi sta dal sindaco a vedere chi l'ha votato, ce l'avrà prima, chi non l'ha votato ce l'ha dopo. È uno scandalo. E 400 milioni per 8.000 comuni sono niente, sono 50.000 euro per comune. Prendi i comuni grandi, ci portano via il 70%. Un piccolo comune porta a casa 15 o 20 mila euro. Ma quanto tempo sfamiamo la gente con questi soldi qui? Noi li obblighiamo a stare a casa, va bene, è giusto, anch'io sono a casa, siamo a casa tutti, ma in 50-60 metri quadrati di appartamento, 5-6 persone a casa devono almeno avere la possibilità di fare la spesa e di mangiare. Questo è quello che dobbiamo fare subito, non fra 8 mesi o 2 mesi, parliamo sempre di 25 miliardi. Da mesi non bastano, non servono a niente. Dobbiamo fare una manovra come la Germania e i soldi vanno dati alle aziende, non alle banche. Lo Stato deve darli all'azienda, perché se le diamo alle banche, le banche danno i soldi a solo a chi non ne ha bisogno. Flavio, ti fermo un secondo, se vuoi rimanere con noi mi fai piacere ad ascoltare anche le altre posizioni e voglio fare un giro su quello che ha detto Flavio Briatore, Sauro, e poi Menzolini e poi la Moretti da Bruxelles. Ma una cosa, io ho sentito citare questa parola piuttosto pesante, come hai rimarcato, reato, no? E allora io pensavo alle condizioni del nostro sistema sanitario, nel bene e nel male. Nel bene lo stiamo vedendo, il bene del sistema sanitario è affidato alla capacità, al coraggio di medici, infermieri, personale delle pulizie. Il resto ci sono molti problemi, diciamo, ma uno sicuramente dei problemi che affligge il nostro sistema sanitario è la carenza di finanziamento al sistema. E da cosa viene questo problema? Viene anche da chi non paga le tasse, viene da chi compie il reato, quello sì, signor Briatore, un reato di evasione fiscale. Io questo ci tengo a sottolinearlo, perché adesso sventoliamo i tricolori, siamo tutti italiani, siamo tutti nella stessa barca, l'operaio e l'imprenditore, il disoccupato e la casalinga, benissimo, però ci sono delle responsabilità che sono pregresse.
E non sono solo pregresse, sono anche attuali, ma perché oggi la piaga come, dell'evasione oggi, sì, ma oggi, c'è scusa, anche adesso. Sì. E io, non lo so, mi stride qualcosa. Un attimo, sì, diciamo, quando sento, qui, e non sono un fan di Conte, quando sento accusare il Presidente del Consiglio di reati, mi stride qualcosa, perché a mio parere, ma anche a parere del Codice Penale, l'evasione fiscale è un reato ben più grave. Prego, Flavio, scusa. Allora, io sono stato assolto in Cassazione. E prescrizione, diciamola tutta. E prescrizione. No, poi non ho parlato di lei, signor Briatore, non è che ha la coda di paglia, no. Non l'ho citata. Un attimo, prego, Flavio, tutto prego. Quello che io ero stato condannato un anno e 8 mesi, sono stato assolto per la condanna di un anno e 8 mesi senza rinvio. La Cassazione ha detto al Tribunale di Genova di rifare il processo, di rifare il mio processo. Ripeto, signor Briatore, io non la ho citata. Questa si chiama excusatio non petita a casa mia. Io ho citato l'evasione fiscale. Se lei si sente chiamato in causa, non ci posso fare nulla. Io non ho fatto il suo nome. Un attimo, allora, però che allora usciamo. Io faccio il suo nome. Questa è coda di paglia. Se la vogliamo dire in latino, excusatio non petita. Non ce l'ho testa di cazzo. Usciamo. Io coda di paglia non ce n'ho neanche una. Usciamo dalle questioni personali. Vorrei capire come. No, però. È sempre lui. Lui e la Costamaglia sono gli unici due. Dovrebbero sposarsi.